Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Ben trovati per Diritti e Doveri nei Condomini. Un ringraziamento va sempre al dottor Roberto Franchi. Vi ricordo che chi volesse comunque sia interpellarlo lo può fare al 347-700-8554 o scrivere una mail a rofra1964@gmail.com. Ben Oggi, trovata, Giada. Grazie, avvocato. Allora, parliamo subito di abbaini, finestre e lucernari, alberi e giardini. Allora, dottor Franchi, iniziamo subito con la prima domanda. Eleonora da Deruta ci chiede: dato che vivo in un condominio, posso aprire una finestra sul tetto per aumentare la luminosità della mia mansarda senza avere l'autorizzazione del condominio? Sì, Eleonora può farlo. Non serve alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea o da parte dell'amministratore, se non ci sono divieti nel regolamento del costruttore, ai sensi dell'articolo 1102 del Codice Civile, che appunto non richiede alcuna forma di autorizzazione preventiva per esercitare il diritto ad un uso più intenso dei beni comuni. La Cassazione, al riguardo, dice che il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, né ledano i diritti degli altri condomini del medesimo, sul medesimo ovviamente. Bene, dottor Franchi, sempre parlando di Eleonora, che è particolarmente interessata, ci chiede: nel caso di apertura di nuova finestra, occorrono autorizzazioni nel caso di affaccio su un cortile e quindi su una proprietà altrui? No. L'apertura di nuove finestre rientra in linea di principio negli interventi ammessi, purché autorizzata dal comune in relazione all'aspetto estetico dell'immobile, senza ulteriori vincoli da rispettare. L'apertura di finestre, dice sempre la Cassazione, ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune, rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell'articolo 1102 del Codice Civile, tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, bene sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte in tema di luci e vedute a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva. Bene, dottor Franchi, mentre Antonio da Ponte San Giovanni ci chiede: il mio condominio sta tardando ad approvare le delibere per la manutenzione del verde e questo mi sta creando problemi in quanto mi impedisce di ricevere aria e luce nel mio appartamento posto al piano terra. Posso ottenere un risarcimento per danni? Sì, il risarcimento è dovuto ad Antonio se c'è mancata manutenzione per negligenza del condominio. Anche qui in questo caso la Cassazione dice che nel caso di in cui un condomino chiede il risarcimento danni e l'eliminazione di alberi piantati in una aiola comune, che con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio impediscano a questo l'ingresso dell'aria e della luce, la Cassazione ci dice che in questi casi occorre sempre indagare se la mancata manutenzione degli alberi non costituisca un comportamento negligente del condominio, sempre in applicazione del principio per il quale l'uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio di alcun condomino. Bene, Cinzia da Foligno ci chiede: il mio condominio vorrebbe recintare una zona verde destinata a giardino per evitare che venga rovinata dal passaggio dei condomini. Dato che sono da quest'anno amministratrice, con quale maggioranza devo far deliberare l'assemblea? In questo caso, Cinzia, è sufficiente la maggioranza semplice, in quanto si tratta di un semplice intervento di regolamentazione dell'uso. E anche in questo caso la Cassazione ci è di aiuto, in quanto ci dice che la recinzione della zona verde di un viale comune per evitare un indiscriminato calpestio deliberata dall'Assemblea dei Condomini non è inquadrabile come innovazione diretta al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune e tantomeno può essere assimilata a un'innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa. Bensì configura un semplice mutamento della sistemazione
o d'utilizzazione del bene, rientrante negli atti di ordinaria amministrazione, per i quali è sufficiente la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma. Benissimo, sempre Cinzia, che è sempre interessata al tema di queste maggioranze, ci chiede quale maggioranza occorre per consentire ai bambini di poter giocare nell'area condominiale, in presenza di un regolamento contrattuale che vieta l'occupazione dell'area tassa? È sufficiente la maggioranza di 500 millesimi necessaria per l'approvazione delle delibere di regolamentazione dell'uso dei beni comuni, in quanto la delibera non si configura come cambio di destinazione d'uso, né tantomeno come una occupazione dell'area con limitazione dei diritti degli altri condomini. La disciplina, infatti, dei giochi dei bambini, dice la Cassazione, nei viali del cortile giardino, si risolve in una forma di utilizzazione diversa da quella normale, ma non illegittima, essendo compatibile con la destinazione del bene. Essa, dice la Cassazione, però, può essere disposta con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, anche se il regolamento contrattuale vieta l'occupazione delle parti comuni da parte dei condomini. Bene, ringraziamo naturalmente il nostro dottor Roberto Franchi, che ci delucida sempre delle vostre mail che ci arrivano. Vi ricordo che per diritti e doveri nei condomini basta che chiamate il dottor Roberto Franchi al 347 700 8554, o scrivete una mail a rofra1964@gmail.com. Zazzera Vigne Vini, cantina situata a Colle Valenza nel comune di Todi. Ha un'estensione di 35 ettari, di cui 11 dedicati alla coltivazione delle viti. Tra le bottiglie prodotte, l'Ammiraglia un bianco, il Greghetto di Todi, un vitigno locale che si è guadagnato la metà dei filari. A seguire ci sono i rossi con il morbido Merlot in purezza e il Sangiovese, che guadagna caratteri interessanti in questa parte di ambiente incontaminato. Tutto viene curato personalmente e curato in ogni minimo particolare, dalla vendemmia effettuata a mano fino alla commercializzazione del prodotto, effettuata tramite vendita diretta in cantina e ai ristoranti dell'Umbria e del Centro Italia. Cantina Zazzera Vigne e Vini vi aspetta a Colle Valenza, vocabolo Vallone numero 197, telefono 339-7485-721. info@zazzeravignevini.it. Dottor geologo Adriano Fancelli, studio tecnico di geologia, via Massimo D'Azeglio numero 6, Sant'Eraclio di Foligno, Perugia, telefono 340 33 36 004, fax 0742 67105. Dottor geologo Adriano Fancelli, a.fancelli@tin.it. Dottor geologo Adriano Fancelli vi aspetta in via Massimo D'Azeglio numero 6 a Sant'Eraclio di Foligno, Perugia. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Di nuovo insieme con il dottor geologo Adriano Fancelli, che ci delucida sempre delle mille domande che voi telespettatori ci fate. Oggi parleremo di cedimenti fondali ed elettrosmosi. Dottor Fancelli, parliamo oggi di cedimenti delle fondazioni. Allora, per quanto riguarda i cedimenti delle fondazioni, possiamo distinguerli in tre categorie. Ci sono i cedimenti che sono considerati fisiologici, cioè sono dei cedimenti dovuti a un'applicazione di un carico. C'è un carico, diciamo, viene realizzato un edificio, viene messo qualcosa sul terreno, è ovvio che il terreno reagisce cedendo per effetto della pressione del peso di quello che ci mettiamo sopra. Questi possono essere ben valutati in fase di progettazione, quindi, diciamo, se la progettazione è ben fatta, sostanzialmente è stato verificato che il terreno è in grado di resistere a quella pressione e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Poi ci sono gli effetti cosismici, effetti di cedimento cosismico, nel quale potremmo in un certo senso inquadrare la liquefazione sismica, oppure addensamenti istantanei di ghiaie e sabbie.
dovuti sempre al terremoto, o, ma quello è un altro argomento, fenomeni legati a faglie capaci, cioè c'è una frattura, una rottura del diciamo legata proprio al movimento della faglia. Purtroppo abbiamo un edificio realizzato sopra una faglia e c'è un cedimento istantaneo, una deformazione anche grave, ma diciamo è anche abbastanza raro, insomma, andare a beccare, per quanto diciamo ci sono anche degli esempi famosi. Poi ci sono invece i cedimenti dovuti a un comportamento del materiale, cioè delle terre coesive, terre tipo argille limose, limi argillosi, che variano il loro volume in relazione al contenuto d'acqua, cioè se sono particolarmente umide, se prendono parecchia acqua, per esempio in un periodo particolarmente piovoso, aumentano considerevolmente di volume e quindi si sollevano e sollevano ciò che sta sopra, oppure se perdono acqua hanno la capacità di ridurre fortemente il volume e quindi cedono. Questa oscillazione continua porta la fondazione verso l'alto e poi verso il basso, soprattutto se avviene in maniera differenziale, perché i minerali argillosi responsabili di questo fenomeno sono distribuiti non in maniera equa nel terreno, può portare alla lesione della struttura fondale e alla lesione della propagazione delle lesioni sulla muratura portante, in alcuni casi anche con dissesti abbastanza seri, ed espongono, se siamo in zona sismica, l'edificio ad una maggiore vulnerabilità in relazione ai possibili futuri terremoti. Questa è un po' la distinzione fra i vari tipi di cedimenti. Benissimo. Quali sono invece i metodi per curare questi problemi? Allora, possono essere in genere classicamente fino adesso si sono utilizzati pali o micropali, che hanno il pregio di aggirare un po' il problema, cioè soprattutto nel caso di cedimenti, rigonfiamenti, è un fenomeno che si ha nei primi 3-5 metri di terreno. Il palo micropalo scarica il peso, il carico dell'edificio a maggiore profondità e si risolve il problema. L'intervento però è in genere abbastanza invasivo, perché spesso nel caso dei micropali bisogna intervenire sia dentro che fuori la muratura e sostanzialmente sono anche onerosi, nel senso che se si vuole intervenire su tutto l'edificio, come andrebbe fatto? Perché spesso il cedimento non è, cioè la lesione non è frutto del cedimento, ma del suo massimo valore differenziale. Cioè se io intervengo solo su un punto, alla prossima siccità, alla prossima causa che ha scatenato il problema, io ricomincio da capo da un altro lato dell'edificio. Poi ci sono le resine, le resine ad espansione, che vanno benissimo per risollevare le case, per riportare la casa nel suo assetto originario. Sono impiegate in tutta una serie di fenomeni, ma non vanno bene per, almeno secondo me, per il cedimenti, rigonfiamenti dovuti al comportamento delle terre coesive, perché sostanzialmente non risolvono il problema andando a curare soltanto gli effetti e non le cause. C'è poi l'elettrosmosi invece, che è un metodo nuovo, una tecnologia che è stata ampiamente studiata a partire dagli anni 30 e veniva prima impiegata per togliere l'acqua, per spostare l'acqua, toglierla, asciugare per evitare dissesti, cioè nelle scarpate, sugli scavi che non stavano in piedi perché c'era troppa umidità e tendevano a franare, con l'elettrosmosi veniva tolta l'acqua e stabilizzata. Poi si è pensato invece di usarla in maniera inversa, per andare ad idratare il terreno al di sotto di un edificio e stabilizzarne l'umidità, in modo da non avere questi fenomeni di cedimento e rigonfiamento. C'è una ditta di Parma che ha un brevetto internazionale e ha migliorato questa tecnologia, e quindi sostanzialmente è un
diciamo un ritrovato nuovo che funziona abbastanza bene, perché sostanzialmente va a risolvere le cause, cosa che nessun metodo prima aveva fatto. Cioè, il problema è l'umidità, la variazione di umidità, bene, io la stabilizzo, c'è un campo elettrico che tiene l'acqua sotto l'edificio, vado a dare acqua, cioè quindi c'è un minimo di consumo d'acqua e un minimo di consumo di corrente, ma vado in un certo senso a stabilizzare l'umidità. Parliamo ora di questo metodo innovativo che va a curare direttamente le cause del problema. Raccontaci da dove nasce e come si è sviluppata questa tecnologia. Sì, in sostanza qualcosa ho già accennato, si è sviluppata, dicevo, negli anni 30 del Novecento. L'ingegner Casagrande, che è uno dei padri della geotecnica, la utilizzava per tenere sulle scarpate diciamo delle trincee stradali. Questa tecnologia poi è migrata in Europa, soprattutto in Germania, ed è arrivata in Italia soltanto negli anni alla fine degli anni 90, dove è stata perfezionata, tarata proprio per risolvere questo fenomeno di sedimenti rigonfiamenti. L'elettrosmosi non fa altro che spostare, diciamo, in un mezzo a bassa permeabilità, quindi funziona solo su terre argillo-limose, limi-argillosi, terreni a bassa permeabilità, sposta l'acqua. Diciamo, questa è la funzione dell'elettrosmosi, dove l'acqua è presente, diciamo, dove si muove a bassa velocità per fenomeni di capillari, diciamo. E cosa viene fatto? Vengono fatte tutta una serie di fori intorno all'edificio, vengono messe delle canne che vanno giù 3-5 metri e vanno ad umidificare il terreno. Questo non basta, perché durante una siccità tutto il terreno circostante rimane asciutto, anidro. E quindi io vado a mettere acqua che però viene, in un certo senso, subisce dei furti da parte del terreno circostante, perché l'argilla ha una grossa capacità di suzione, e anche dalle piante, gli alberi, ci sono alcuni tipi di alberi che hanno una grande capacità di prelievo idrico dal suolo. E qui interviene il campo elettrico, perché il campo elettrico viene formato un campo elettrico centripeto che tiene l'acqua al di sotto della fondazione ed evita questi furti. Funziona sostanzialmente così, per dirla in breve, insomma, ecco. Dottor Fancelli, quali sono i costi, i consumi? Allora, i costi, diciamo, sono abbastanza contenuti rispetto, per esempio, ad un intervento massivo con micropali. Può arrivare a costare anche meno di 10 volte di meno come tipo di intervento. È sicuramente meno invasivo, si risolve, diciamo, in 4-5, poi dipende anche dalle dimensioni dell'edificio. Se siamo in presenza di un castello, di una villa particolare con un perimetro piuttosto alto, magari ci può volere anche una settimana, 10 giorni. Però in genere, diciamo, per una civile abitazione sui 50 metri perimetrali, in 3-4 giorni, diciamo, di lavori si realizza l'impianto. E i costi di mantenimento, sempre per un edificio medio di 50 metri perimetrali, sono per quanto riguarda il campo elettrico, inizialmente di un consumo come una vecchia lampadina da 100 watt, perché all'inizio il consumo può essere alto se siamo alla fine di una siccità. Se poi man mano i consumi decrescono, man mano che si va a reidratare il terreno, perché il campo elettrico fa meno fatica a tenere sotto l'acqua, e si può arrivare a un consumo di una vecchia lampadina da 20-25 watt, cioè 20-25 wattora di consumo di corrente. Per quanto riguarda il consumo idrico, sempre per un edificio medio, sono circa 100 litri al giorno, che è come tirare 4-5 volte in più lo sciacquone di casa, insomma, ecco, questo sono i consumi. Un ringraziamento sempre alla dottora Adriano Fancelli. Vi ricordo che chi volesse comunque sia contattarlo lo può fare al numero 340 33 36 004, oppure scrivere una semplicissima email ad a.fancelli@tin.it.
La DGM Costruzioni SRL è attiva in tutta l'Umbria e in tutta Italia. La DGM Costruzioni propone interventi specializzati in manutenzione, costruzione, restauro, consolidamenti, ristrutturazioni, recupero edilizia, risposte rapide e appropriate ad ogni esigenza, utilizzo di materiali e attrezzature all'avanguardia e tecniche innovative di lavorazione, trovando la corretta soluzione nella combinazione di tecniche e prodotti moderni. La DGM Costruzioni SRL ha uno staff di primario livello, altamente qualificato. Per ogni vostra informazione, la DGM Costruzioni si trova in via Lago di Bracciano numero 7 a Foligno, 0742 35 62 63. Amici carissimi dell'Umbria Vere di Giada, salve a tutti. Appuntamento insieme all'angolo del consumatore. Vi ricordo che Conf Contribuenti Italia è un'associazione no profit per la tutela dei cittadini. Un ringraziamento sempre al delegato responsabile di Conf Contribuenti Italia, l'avvocato Diego Florio. Quest'oggi parleremo di legge 104. Iniziamo subito con le novità. La novità innanzitutto riguarda il delitto di truffa danni allo Stato, 640,2 del codice penale, perché legge 104, la novità riguarda non proprio la legge direttamente, ma i permessi retribuiti che vengono poi richiesti dai dipendenti, dai lavoratori, insomma, per assistere i parenti disabili, perché lo ripeto per chi non lo sapesse ancora, la legge 104 è quella legge che permette appunto a chi ha parenti disabili di ottenere comunque dei permessi retribuiti e senza andare a lavorare, perché appunto ha necessità di assistere un parente disabile. E quindi, dicevo, la novità è appunto connessa a questi permessi retribuiti, perché in sostanza qui un po' la questione che ne è sorta è che in precedenza, fino adesso, insomma, c'è stato il problema se questi permessi appunto devono essere tutti quanti investiti come tempo, soprattutto per assistere il parente disabile, oppure il lavoratore che prendeva questi permessi poteva comunque usufruire di parte di questo tempo anche per recuperare quello che era un po' il suo tempo che perdeva per il disabile, e quindi non lo toglieva, insomma, al suo tempo personale. Quali sono le funzioni? La funzione del permesso retribuito, appunto, è questa, un po' la diatriba iniziale, è che in pratica la funzione del permesso è quella appunto di non far perdere al lavoratore la retribuzione nel momento in cui ha avuto diritto alla legge 104, quindi ha diritto di assistere il suo parente disabile, e quindi non fargli perdere la retribuzione quando è costretto a non andare al lavoro per assistere il parente. Questo parliamo sia di autonomi, certo, che dipendenti. Certo. In questo caso, appunto, dicevo, la questione era un po' se questi permessi dovevano essere concessi per dovevano essere dedicati totalmente alla persona handicappata, disabile, insomma, o potevano essere anche sfruttati in parte per il recupero del tempo da parte del lavoratore stesso. Avvocato, qual è il punto di vista della Cassazione invece? Beh, allora, innanzitutto, partendo dalla ratio legis, insomma, della legge 104 stessa, è una legge che in pratica ha predisposto uno strumento di politica socio-assistenziale, quindi in pratica serve, è stata comunque varata per supportare le famiglie che appunto hanno un aggravio a livello di impegno, che al loro interno hanno persone disabili. Ovviamente sulla base di questa legge poi è intervenuta la sentenza della Cassazione piuttosto famosa nel 2016, che un po' ha chiarito questo problema, nel senso, questo dilemma. E in pratica, insomma, per andare al succo, la Cassazione ha stabilito che questi permessi retribuiti possono essere investiti dal lavoratore che li ottiene, sia per assistere il parente disabile, e sia anche per ovviamente, come dire, recuperare quello che è il suo tempo, e quindi
tempo che dedica al parente stesso e appunto recuperarlo per quelle che sono le sue esigenze personali e le sue necessità, insomma. Quindi ha stabilito che non è illegittimo se il lavoratore recupera in questo senso. Benissimo, un grazie all'avvocato Diego Florio, responsabile delegato di Conf Contribuenti Italia Perugia. Chi lo volesse comunque sia contattare lo può fare tranquillamente al numero di telefono 075 76 11 397 o chiamarlo al cellulare direttamente al 338 60 75 395 o scrivere una semplicissima mail a confcontribuentiitalia.perugia@gmail.com. Il Quadrato Rosso, il portale della CGIL dell'Umbria, contatti 075 50 69 81, segreteria regionale 075 506 98 03, cgl.regionale@umbria.cgl.it, via Bellocchio numero 26, Perugia. La fortuna in soffitta, usato, modernariato, collezionismo, vintage, modellismo, piccolo antiquariato, bismo, auto, moto d'epoca e usate. Tutti sabati mattina a Bastia Umbra, piazzale Stadio Comunale. Vieni anche tu a curiosare, vendere o comprare per dare nuova vita e valore ad oggetti dimenticati. La fortuna in soffitta vi aspetta tutti i sabati dalle 6 alle 13 del giorno a Bastia Umbra, presso il piazzale Stadio Comunale di Bastia Umbra, www.lafortunainsoffitta.it. Vi ricordo che La Fortuna in Soffitta vi aspetta tutti i sabati dalle 6 del mattino alle 13 a Bastia Umbra, presso il piazzale Stadio Comunale, www.lafortunainsoffitta.it. La Perugia Ricambi nasce nel 1981 e opera nel settore dei ricambi auto, servendo le autofficine meccaniche in Umbria. Rappresenta un punto di riferimento per quei clienti che non si accontentano del semplice servizio, ma puntano al miglioramento delle proprie conoscenze nel ramo meccanico, tecnologico. La Perugia Ricambi è un luogo dove il cliente trova una vasta gamma di prodotti: ricambi auto, lubrificanti, pneumatici, batterie, impianti GPL e metano. Ma per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione. La Perugia Ricambi ti aspetta ad Ellera di Corciano Perugia in via Vincenzo Bellini numero 14, 075 51 72 042, www.perugiaricambi.com.